Da oggi raddoppiano gli occhi elettronici a salvaguardia delle corsie preferenziali. Sono infatti entrate in vigore 3 nuove telecamere su Piazza Dante e Via Duomo che saranno in funzione 24 ore su 24. Noi crediamo che la telematica applicata al traffico sia la prospettiva per regolare la mobilità, che è l'unico modo, naturalmente insieme agli agenti di polizia municipale, di governare tutti questi milioni di veicoli che si muovono in città e che arrivano da tutta la regione. Per i controlli delle corsie preferenziali saranno inoltre messi in campo, in aggiunta agli agenti della polizia locale, 65 ausiliari del traffico che saranno dedicati al controllo di Corso Umberto, via Salvator Rosa, Galleria Vittoria e via Marina. A un mese dall'introduzione delle nuove corsie riservate verso la ZTL del centro antico, che pian piano si va a formare, la risposta dei cittadini è stata positiva. Voi sapete, abbiamo avuto polemiche, proteste, abbiamo fatto alcune piccole correzioni dovute con un forte dialogo con la municipalità e con i commercianti, ma il provvedimento nella sua globalità, e lo riscontrano anche centinaia di segnalazioni che abbiamo ricevuto, è stato condiviso ed è stato rispettato. Per i diversamente abili che abbiano la necessità di transitare nelle corsie preferenziali, è possibile comunicare i propri dati attraverso il modulo presente sul sito www.comune.napoli.it. L'amministrazione comunale sta predisponendo inoltre l'acquisto di ulteriori 5 varchi elettronici per il controllo della ZTL, che entreranno in funzione entro febbraio 2012. Questo sforzo che stiamo facendo è che vogliamo completare la formazione di ausiliari del traffico, aiuta in modo concreto la Polizia Municipale. Ricordiamo ai cittadini che quando vedono gli ausiliari del traffico che hanno questa pettorina su cui c'è scritto sopra ausiliari del traffico, non è una presenza ornamentale, significa che gli ausiliari del traffico, dipendenti ANM, possono elevare contravvenzioni, le multe per chi varca, affronta la corsia preferenziale senza essere autorizzato, e che gli ausiliari del traffico, che sono dipendenti comunali, non della nostra partecipata, possono elevare ulteriori contravvenzioni per divieti di sosta.